Sembra quasi di fare un tuffo nel passato con Legend of Grimrock, un gioco di ruolo vecchissimo stampo. A voler essere precisi, si tratta di un dungeon crawler, un titolo interamente focalizzato sull'esplorazione e i combattimenti all'interno di un unico dungeon. Realizzato dai ragazzi di Almost Human, promette di fare esaltare i giocatori con qualche anno sulle spalle, ma potrebbe risultare interessante anche a chi è cresciuto a pane Skyrim. Sviluppato da Almost Human, Legend of Grimrock ha attirato l'attenzione di critiche e giocatori perché fa parte di un genere da tempo considerato morto e ben lontano dalle attuali tendenze di mercato. Parliamo infatti di un gioco di ruolo in prima persona e con una struttura a turni, una formula che ai meno giovani ricorderà senza dubbio lo storico Dungeon Master. La sequenza narrativa iniziale, formata da testi e illustrazioni, ci mostra i quattro personaggi protagonisti che vengono gettati nella prigione di Grimrock. Il motivo per cui sono stati incarcerati è ignoto, mentre lo scopo è molto semplice: esplorare il Dedalo sotterraneo e uscirne vivi per ottenere grazia e libertà. All'inizio del gioco si ha la possibilità di scegliere se selezionare un party preimpostato o se crearne uno da zero. In quest'ultimo caso ci si trova alle prese con una scheda dei personaggi piuttosto ricca, in cui bisogna assegnare i vari punti a disposizione e scegliere nome, razza, classe e tratti. Le razze sono quattro: i classici umani, buoni per tutte le specializzazioni, i minotauri, ottimi guerrieri, gli uomini lucertola, abili ladri, e gli insettoidi, dei maghi provetti. Le abilità sono legate alla classe selezionata e più punti si assegnano, più vengono sbloccate capacità avanzate. All'interno del dungeon ci si muove per dei livelli formati da caselle, proprio come accadeva nei primi giochi di ruolo cartacei. Ogni spostamento fa avanzare ogni treggiare di una casella ed è possibile roteare la visuale con scatti di 90 gradi per guardarsi intorno. Il puntatore del mouse serve per interagire con l'ambiente e per navigare nei menu, mentre per attaccare basta un semplice click. Non si possono portare attacchi a raffica, ma a seconda delle caratteristiche del personaggio ci sarà un tempo di attesa più o meno lungo tra un colpo e un altro, e questo vale sia per chi usa armi, sia per chi lancia incantesimi. Questi ultimi consumano mana e si eseguono componendo delle combinazioni su una piccola tavola piena di rune. Per eseguire una magia bisogna conoscerne la formula e aver assegnato abbastanza punti nell'apposita abilità. Molto apprezzata è la presenza dell'indicatore della sazietà, una caratteristica un tempo presente nei giochi di ruolo. Se questo è quasi pieno, significa che non si ha fame e si può dare il massimo sul campo di battaglia, ma se la barra si svuota troppo, il personaggio inizierà ad avere difficoltà. Legend of Grimrock è caratterizzato da un bestiario davvero ricco, che spazia da deboli lumache a mostri dalle dimensioni enormi. Una delle caratteristiche più divertenti è l'alto numero di segreti contenuti in ogni labirinto, mentre anche dal punto di vista degli enigmi ci si trova di fronte a un gioco di ruolo vintage in tutti i sensi. Alcuni non sono di facile risoluzione e costringono ad esplorare in lungo e largo il sotterraneo per capire cosa fare, portando la durata del gioco ad oscillare tra le 15 e le 30 ore. Dal punto di vista tecnico, Grimrock svolge perfettamente il suo lavoro, soprattutto attraverso pareti ben disegnate e mostri ottimamente modellati. Forse l'unico appunto lo si potrebbe fare su una varietà assai limitata di materiale grafico per quanto riguarda la mappa, ma questo è anche dovuto al fatto che ci si trova all'interno di un unico enorme dungeon diviso in diversi piani. Va comunque detto che tutto quello che è possibile incontrare nella propria avventura è realizzato in maniera impeccabile. I possessori di PC più datati saranno lieti di sapere che il gioco è perfettamente godibile anche su configurazioni non propriamente all'avanguardia. Legend of Grimrock è un tuffo nel passato che non lascia indifferenti. Gli utenti più adulti ameranno la possibilità di apprezzare ancora una volta quel gusto per il gioco di ruolo classico andato ormai perduto. Questo non vuol dire che non possa piacere anche a una fetta dei giocatori più giovani, e anzi si tratta di un titolo assai consigliato a chi è insoddisfatto delle esperienze troppo superficiali e delle sfide troppo semplici. Giocando Legend of Grimrock si può tornare a percepire il fascino del dungeon inteso come luogo pieno di segreti e pericoli, e non come uno dei tanti buchi in cui andare a far strage di mostri.